Cantare voglio la valle resistente. Ciao, sono Fabrizio, ho 23 anni, sono un ragazzo della Val di Susa e essendo valligiano mi sono avvicinato alla lotta no TAV già da molto piccolo. I miei genitori partecipavano alle manifestazioni storiche e quindi per questo oggi mi sento di essere qui al Presidio dei Mulini. Anche perché professandomi no TAV ho la curiosità di vedere effettivamente cosa accade in questo posto completamente militarizzato e sapere perché altri compagni e altre compagne vengono e sostengono questo luogo. E faccio anche parte del Comitato Giovani no TAV, un gruppo di ragazzi e ragazze della Val di Susa, e quindi ho un motivo in più per essere qua, perché siamo la nuova generazione, quella che nel 2011 era ancora troppo giovane per partecipare o comprendere bene le dinamiche che hanno portato poi allo sgombero della Maddalena e alle grandi giornate del 2011 e successivo. E quindi questo è anche un momento per essere qui e sentire com'è difendere un posto sotto attacco, com'è essere vittime di un sistema che non solo impone delle opere, ma lo fa con la forza anche quando non. Anche quando una popolazione prova ad opporsi. E il Presidio dei Mulini mi fa venire in mente la speranza, sicuramente, perché quella ci deve essere sempre, e poi giustizia, giustizia nel senso di fare ciò che è giusto e ciò che si ritiene giusto, cioè noi sappiamo che siamo qui per un motivo valido, sappiamo che noi siamo qua per resistere e porteremo avanti questa battaglia fino alla vittoria. Ciao, mi chiamo Sara, vivo a Grugliasco e sono una ragazza di 19 anni, ho appena finito la scuola e ho deciso di venire al Presidio dei Mulini per portare solidarietà e per aiutare e cooperare assieme ai manifestanti no TAV che sono qua da diverse settimane a resistere contro questa grande opera. Mi sono avvicinata al movimento no TAV vedendo come questo fosse diverso rispetto agli altri movimenti politici che ci sono stati e che si avvicinasse molto di più alla mia idea di vita che ho anche maturato nel tempo. Il movimento no TAV è un movimento di accoglienza, un movimento che non ha limiti, non ha confini, non ha differenze di genere o sociali, siamo tutti comunque diventati in poco tempo, indifferentemente da chi siamo, una grande famiglia. E questo presidio che c'è ai Mulini in queste settimane è la prova vivente di quanto questo movimento sia solido, sia vivo e continua a vivere, e soprattutto durante un periodo che è stato quello della pandemia in Italia e in tutto il mondo, vedere come gli abusi e la violenza ambientale continua a essere perpetrata dalle istituzioni, nonostante la Corte dei Conti abbia bocciato quest'opera, nonostante moltissimi anche politici di alto livello continuino a ribadire in qualche modo che è un'opera che comunque da 30 anni non verrà fatta. Siamo qua per ribadire questo concetto perché soprattutto in questo periodo non possiamo permettere che un'opera del genere venga fatta, quindi siamo cooperativi, ci autodeterminiamo, abbiamo comunque messo in atto un altro tipo di vita, quindi nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto delle persone, degli animali, di tutto l'ambiente circostante. E continuiamo a resistere, speriamo che questa lotta possa essere portata avanti ancora per tanto tempo. Cantare voglio la valle resistente.